Un mazzo di fiori legato da un nastro blu, rosso e bianco, i tre colori della bandiera francese. Gli esponenti milanesi di Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale lo hanno consegnato al console francese come segno di solidarietà e vicinanza al paese d'Oltralpe nel giorno del sanguinoso attacco alla sede del settimanale satirico Charlie Hebdo a Parigi, che ha provocato 12 morti. La delegazione del partito che ha organizzato il presidio davanti alla sede del consolato a Milano era guidata da Riccardo Decorato, capogruppo in Regione Lombardia, e dal deputato e cofondatore del partito Ignazio La Russa. Olivier Brochet, console generale francese a Milano. In questi momenti tragici per noi francesi è molto molto importante di vedere questa solidarietà di tutti i paesi europei, ma più generalmente di tutti che sono come noi attaccati alla democrazia, alla tolleranza, alla libertà di espressione. E naturalmente il miglior medio di reagire e di manifestare la nostra unità. Alla rappresentanza di Fratelli d'Italia si è unito il presidente del partito Giorgia Meloni, che poi ha salutato il console francese all'interno della sede diplomatica. In qualche maniera un'iniziativa anche per dire basta ipocrisie, basta tentennamenti. L'integralismo islamico sta di fatto dichiarando guerra all'Europa e all'Occidente. L'Europa e l'Occidente devono essere nella condizione di difendersi. Noi diciamo che non deve esserci spazio per chi non accetta la nostra cultura e le nostre leggi, che bisogna dire basta anche a determinate politiche di immigrazione incontrollata e a quel buonismo di una cultura che pensa che per rispettare gli altri si debba negare se stessi. Alla manifestazione davanti al consolato si sono anche uniti PD con il segretario milanese Pietro Bussolati e Forza Italia con Daniela Santanchè per manifestare solidarietà e vicinanza al popolo francese.